Benvenuti. Allora, questa è una nuova ricetta. Siamo ancora nella tradizione romana, quindi piatti romani. Quindi abbiamo fatto la carbonara, abbiamo fatto la cacio e pepe, ora faremo la gricia. Per fare la gricia vieni qua, vediamo cosa ci serve. Guanciale, pecorino romano DOP. Pasta. La pasta deve essere buona, di qualità. Ok, questi sono dei vermicelloni di Napoli, trafilati al bronzo, ruvidi, guardate qua. Se si riesce a notare. Vieni qua, senti qua un attimo. Vedete la ruvidezza? Aspettate qua, vediamo. Non so se. Pepe, fondamentale, macinato al momento. Questo è fondamentale. Quindi per iniziare, mettiamo da parte qua. Io intanto allora mi sono portato avanti e mi sono già grattugiato il pecorino. Io sto facendo una porzione, ok? Quindi io tendenzialmente su una porzione metto un minimo di 30 grammi di pecorino. È abbondante, sì, però a me piace la pasta corposa, gustosa, fatta di tanta crema, quindi va bene, per me va bene 30 grammi. Consiglio mio, non scendete sopra i 30. Non c'è un massimo. Potete metterne anche 1 chilo per quanto mi riguarda la porzione. Guanciale. Prendiamo una fettina di guanciale. Guanciale pancetta. Mi raccomando, guanciale. È tutt'altra cosa. Quindi io vado a tagliarci questa parte qui di pelle, perché tendenzialmente qui questo pezzo qui va appeso nelle cantine, no? Va appeso nelle cantine e viene lasciato così, no? Qui è chiuso e si vanno, si mette, vanno quelle mosche, ci vanno mille le muffe, quindi è meglio evitare. Quindi io preferisco e oltretutto poi è tanto salato, tanto pepato, quindi io preferisco andarlo a togliere così. Un minimo, non c'è un minimo di guanciale. Ovviamente è una delle, è un, il secondo ingrediente base di questa ricetta, quindi deve essere abbondante, deve essercene, insomma, deve sentirsi. A me piace tagliarlo un po' così grosso. Vado a prendermi una teglia, una padellina e me la vado a mettere qui, disposto nella padellina bene, in questo modo. A freddo, andiamo nel fuoco, mettiamo nel fuoco, fuoco minimo, quindi guardate. Al minimo e si deve in questo modo. Cosa succede? Il guanciale inizia a sudare, inizia a perdere tutto il suo grasso e lui si cuoce in quel grasso. Il fuoco minimo perché altrimenti il grasso raggiunge temperature troppo elevate e inizia a bruciare e noi vogliamo formare una crosticina, vogliamo renderlo croccante il guanciale. Ok, quindi acceso qui, aspettiamo quindi. E nel frattempo noi abbiamo già messo sull'acqua che già sta iniziando a bollire, quindi l'acqua ci vuole, la pasta ci vuole circa un quarto d'ora nel mio caso. Noi andremo ad inserire la pasta appunto in cottura qui per circa 10 minuti. Gli ultimi 5 minuti la faremo risottare in padella insieme al grasso che il guanciale ha rilasciato. E solo dopo terminati i 5 minuti di cottura in padella e dopo averlo assaggiato mentre la pasta, spegniamo il fuoco e andiamo ad aggiungerci la crema di pecorino che sono andato a creare. La poi faccio vedere comunque come sta rilasciando il grasso e sta cuocendo, quindi ci siamo già in un buono stato. Ora, pasta, apro,
mi raccomando, attenzione a come salare la pasta, perché il guanciale è salato e lo è anche il pecorino. Allora, mettiamo qui. Ok. Bene. Mi raccomando, non spezzarle. Appena iniziano a rilasciare un po' di... appena iniziano a rilasciare un po' di amido, andiamo a prenderci acqua di cottura e la mettiamo qui dentro, perché dobbiamo andare a formare quella cremina particolare, buona, ok? Ed è fondamentale perché fare questo passaggio, perché se noi andassimo a buttare il formaggio direttamente nella padella, andremo a rischiare di formare una pasta filante, ok? Ma a noi non ci interessa questo, noi vogliamo fare questa crema. Questa crema la creiamo in questo modo, quindi già vediamo qua che si sta creando un po' di... Ok, perfetto, quindi... Sì, perfetto, quindi vado nel mestolo. Vado a prendere un cucchiaio e mi aiuto. Ovviamente questa funziona, adesso vedo un po' com'è, nel caso vado ad aggiungerne, ma vado anche dopo un attimo in relazione a... Vedete? In questo modo. Ora vado a prendermi anche un po' di grasso di guanciale. Qui. Vado al giro. Vado a mescolare. Ci aggiungo del tempo. Appena macinato, mi raccomando, è fondamentale, e vado di nuovo a mescolare così, in questo modo. Ok, a posto, questo è praticamente pronto. Perfetto, allora qua sono praticamente passati 10 minuti di cottura, eccoli qua, 10 minuti. Qui il guanciale è praticamente pronto, guardate, croccante, non si è bruciato, quindi adesso io vado a toglierlo dal grasso in questo modo, vedete, che così diventa un po' più, diventa proprio crispy, quindi tacco. Me lo mangerei così, come caramelle. Questa padella qua, grasso mi raccomando lasciatelo per carità del Signore. Accendiamo il fuoco, io lo accendo, metto un fuoco abbastanza medio. Ok, vado ad aggiungere la mia acqua di cottura direttamente nella padella, facendo attenzione perché... Ok, ora vado a prendere i vermicelli e li metto qua e la tengo in questo modo. Vermicelli napoletani sono buonissimi, si possono utilizzare, anzi dovrebbero utilizzare i tonnarelli, se si va a Roma si mangiano i tonnarelli. Spaghetti in genere. Ovvio, quindi andiamo a abbassare un attimo, andiamo a... Allora, ci metterò un po' di acqua. Ok, in questo modo. E andiamo a incubare la cottura per gli ultimi 5 minuti, risottando in questo modo. Cosa succede con questa tipologia di cottura? Con questa tipologia di cottura della pasta, quindi andando a finire così la cottura della pasta, la pasta ovviamente
assorbe il gusto, quindi il grasso del guanciale e di conseguenza il gusto, anche se di fatto qui al momento non c'è guanciale. Rilascia l'amido, continua a rilasciare l'amido qui nella padella e di conseguenza si forma una cremina, già di per sé, senza mettere il pecorino. Cioè, quindi io continuo così per altri 5 minuti, ci aggiorniamo non appena ho ultimato la cottura. Abbiamo ultimato la cottura della pasta, guardate qua com'è diventata, no? Quindi la cremina che vi dicevo, la vedete? Quanto bello è sto rumore, raga. Chiudere il fuoco. Perché chiudere il fuoco? Guarda, vi apro questa cosa dello spiegare. Perché se noi adesso andiamo a metterci il formaggio con il fuoco acceso, o perlomeno vado a metterlo subito a fuoco appena spento, il formaggio lì, il pecorino, inizia a filare e non è un risultato che noi vogliamo. Quindi prima di mettere il pecorino, maciniamo il nostro pepe. Mi raccomando, io abbondo perché a me piace, ma vedete di farlo anche voi perché. E poi guardate, lo dico sempre: macinato al momento, non comprate già il pepe macinato perché no, tutt'altro, anzi, non c'è il gusto. Ok, quindi andiamo. Qui arrivati a questo punto. Noi andiamo a aggiungerci la nostra crema. Chiudere il fuoco. Perché chiudere il fuoco? Guarda, vi apro questa cosa dello spiegare. Perché se noi adesso andiamo a metterci il formaggio con il fuoco acceso, o perlomeno vado a metterlo subito a fuoco appena spento, il formaggio lì, il pecorino, inizia a filare e non è un risultato che noi vogliamo. Quindi prima di mettere il pecorino, maciniamo il nostro pepe. Mi raccomando, io abbondo perché a me piace, ma vedete di farlo anche voi perché. E poi guardate, lo dico sempre: macinato al momento, non comprate già il pepe macinato perché no, tutt'altro, anzi, non c'è il gusto. Ok, quindi andiamo. Qui arrivati a questo punto. Noi andiamo ad aggiungerci la nostra crema. Vedete come si sta formando ancora di più la cremina e non sta filando. Vedete che non fila? È fondamentale guanciale. Io l'assaggio subito, come sempre, il resto. Anzi, non so se si vede. Non so se si vede. Si vede. Vediamo. Quindi mi prendo un bel pezzo di guanciale. Ma dai, allora. Oh, lo so che lo dico sempre, fenomenale. Ricetta facile. Facile, pochi ingredienti, prezzo basso e veloce. Mi raccomando, quindi per altre ricette, se vi piacciono questi tipi di ricette, se io vi sto simpatico, lasciate un mi piace, un iscriviti, quindi lasciate un mi piace, un iscriviti e seguitemi perché ne usciranno tante altre. Ovviamente per l'impiattamento aggiungeteci pecorino, ok? Perfetto, quindi qui penso. Ehi, guardami qua. L'impiattamento non deve essere tanto curato, questa è una pasta che si mangia così. E qua è la teglia, ovviamente, il meglio, ma questo resta per la scarpetta, ok? Grazie ancora.